contra Colosso. In questo stesso tunnel, dopo il 7-0 al Catania dell'anno scorso, Luciano Spalletti si improvvisò precursore del terzo tempo e, per dirla con un eufemismo, non fu capito. Il presidente Pulvirenti, il giorno dopo, sempre per dirla con un eufemismo, si risentì e qualcuno a Roma, qualcuno che Spalletti definisce cretini, delinquenti e vigliacchi, promise che al Catania l'avrebbe fatta pagare la prima volta che sarebbe tornato all'Olimpico. Così, dei circa 3.000 tifosi al seguito, tre sono stati vittime stamattina di un agguato, come sempre al di là del Ponte Duca d'Aosta. Un contuso, due accoltellati, uno dei quali è stato sottoposto ad un intervento di drenaggio al polmone all'ospedale San Giacomo e ne avrà per una ventina di giorni. E stavolta Pulvirenti non ha aspettato il giorno dopo per chiedere la squalifica del campo, così della faccenda si occuperà l'osservatorio. Fortunatamente all'Olimpico si è visto altro. La Roma si presenta senza Totti, Juan e Perrotta con problemi fisici, senza Panucci e Tonetto squalificati e con Taddei non al meglio, alla ricerca del 19° risultato utile consecutivo, mentre il Catania esibisce il suo personale Roberto Carlos, quel Juan Vargas detto il loco, il matto, che piace anche alla Roma e con Spinesi inizialmente in panchina. Ma questo è il momento di Julie, così in contropiede dopo il gol strepitoso realizzato mercoledì in Coppa Italia contro il Torino, stavolta il francese ne segna uno decisamente più semplice, appoggiando in rete una palla che Taddei aveva appena stampato sul palo. Un gol, il quarto per lui in campionato, che oltre a sbloccare il risultato, sblocca anche la gara, con De Rossi a strappare applausi per i suoi palleggi, Sisinio a prendere le misure del proprio ruolo, Cassetti che non ha bisogno di prendere le misure di nulla e Ferrari oggi in versione per intenditori. E Vucinic, che da grande appassionato di wrestling, tenta di emulare i propri idoli lottando, anche se, generoso nella quantità, perde nella qualità e, uscito tra i fischi nel giorno del 200° gol di Totti, tenta di risalire la china della stima degli astanti, mentre Doni conferma la stima della quale gode già. Oscillanti invece, come sempre, nel borsino giallorosso le quotazioni di Mancini, che ha l'occasione del 2-0 ma cerca la finezza e trova Polito, mentre il Catania, ogni volta che ci prova, anche sui tiri velenosi come quello di Silvestri, trova sempre Doni. Ma nonostante il Catania non demorda, è il tasso tecnico della Roma a fare la differenza, con il solito Pizarro tuttofare a regalare tranquillità e insieme qualità al centrocampo e non solo. Tarda il Catania al rientro dopo l'intervallo, non tarda invece Mancini a mangiarsi il tradizionale gol, con Mascara che subito dopo lo imita per ben due volte. Ma quando Terlizzi commette fallo su Taddei, capitan De Rossi decide di tirare il rigore al posto di Pizarro e segna il gol del 2-0, il suo terzo in campionato, che di fatto chiude il match anche se non lo spegne, perché Julie ha l'occasione del 3-0, poi dopo 4 mesi e 1 minuto a Bergamo, Alberto Aquilani torna a ricevere l'abbraccio dell'Olimpico e la benedizione del cielo. Non ha più molto da dire la partita, se non che Mancini ci prova ancora, potente ma centrale, prima di officiare il rito della sua immancabile sostituzione, stavolta con Esposito, fischiato, ma che si fa subito vivo dalle parte della porta del Catania. Insomma, una Roma matura, serena e consapevole, come diceva Spalletti alla vigilia, chi c'è c'è e la Roma c'è, nonostante chi non c'è.